Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori controller per Xbox One. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotto, puoi check out link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Xbox Controller Wireless Cyberpunk 2077. Tra le varianti uniche e gli omaggi, questo controller ha attirato l'attenzione di numerosi giocatori. Rimane in realtà un'edizione limitata influenzata dal gioco uscito a settembre 2021 intitolato Cyberpunk 2077. Il controller include alcune linee e colori del personaggio Johnny Silverhand, con metà del pad in grigio metallizzato e l'altra in nero antracite. Anche il lato migliore rivela segni di usura, con la scritta No Future graffiata nella parte inferiore. L'impugnatura gommata ha una trama diamantata sul retro, una scelta che migliora la presa e il livello di presa del supporto durante il gioco. Al numero 4, abbiamo controller avanzato cablato Power. Il nuovo pad Power ha raccolto punti di vista e giudizi positivi tra i fan del titolo Minecraft. Questa edizione è stata prodotta per commemorare l'uscita del videogioco Minecraft Dungeons richiamando alcuni degli elementi e dei colori presenti nel gioco. Come puoi vedere, il frontale ha un colore che varia seguendo le diverse linee del marrone, con un design a pixel che evoca la linea a cubetti tipica di questo videogioco. Aumentando il marrone lascia spazio alla tinta verde, che raggiunge la dorsale, si attiva e poi passa anche agli altri due bottoni in più. Al terzo posto, abbiamo la Mickey Controller Xbox One. Tra gli articoli offerti online, la proposta Mickey è tra le più affascinanti soprattutto per il design ma anche perché si tratta di un financial controller. In questo caso, il produttore ha voluto strizzare l'occhio al pubblico femminile, con tutti i simboli associati e un colore che puntasse dritto al colore rosa. Per il resto, il collegamento del pad con la console avviene tramite un solido e robusto televisore via cavo, pensato e sviluppato per tutti quegli utenti che apprezzano maggiormente un sistema cablato anziché una connessione cordless. Al numero 2, abbiamo il Power Controller cablato licenza. Il brand Power ha raggiunto una partnership con Microsoft, così da poter sviluppare un oggetto compatibile, che evochi e richiami il più possibile il pad iniziale, con alcune aggiunte da non sottovalutare. In contrasto con il controller iniziale, infatti, troviamo due pulsanti posti sul retro totalmente mappabili e personalizzabili dal giocatore. Questa è un'opzione che apre possibilità uniche a quei giocatori che vogliono avere pulsanti particolari ancora più a portata di mano. I vari colori offerti poi aiutano a separare e dare un tocco più personale al pad. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Microsoft Xbox One, controller wireless. Gli appassionati di videogiochi si aspettano ogni anno non solo una console più efficace con un incredibile stock di titoli, ma anche controller che possono trasformarsi in un tutt'uno con il giocatore. Il modello Microsoft iniziale è senza dubbio tra i più popolari della classifica, alcuni lo considerano il miglior controller per Xbox One e allo stesso modo per PC. Le ragioni sono presto spiegate. Appelli visivi affascinanti, dalle dimensioni e dal peso specifico molto contenuti, per non affaticare troppo le mani anche dopo numerose sessioni di gioco. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.